Ciao ragazzi, allora perdonate il tono polemico, ma prima assolutamente di lasciarvi al video MacBag, devo assolutamente dirvi questa cosa perché in tante mi scrivono sempre dei commenti che secondo me possono dare un messaggio sbagliato e che non va affatto bene, ossia come fai a mangiare tanto, come fai a mangiare tanto, addirittura alcune persone dicono poi vomiti, insomma delle cose strane che assolutamente non fanno parte di me. Io ho un rapporto ottimo col cibo, ho sempre mangiato tanto, ho sempre detto che ho un buon metabolismo, quindi fortunatamente brucio tantissimo e soprattutto vi ho sempre consigliato i prodotti FitVia, che sono i prodotti che mi aiutano tantissimo ad accelerare ancora di più il metabolismo e a tenermi in forma. Quindi non ho mai avuto segreti con voi, fra virgolette, ho questo piccolo trucchetto di questi prodotti, ma ve l'ho sempre detto, ve l'ho sempre consigliati, ragazze, perché sono veramente favolosi. Anche io prima ero incredula, adesso sono 2 o 3 anni che li utilizzo e mi trovo da Dio, veramente. I prodotti che vi straconsiglio sono delle Slim Cups che assolutamente, guardate qua, sono quasi finite e questa è la mia terza confezione. Le prendo ogni giorno e mi aiutano tantissimo ad accelerare il metabolismo e evitare gli attacchi di fame, quindi sono veramente favolose, ne prendo 2 al giorno. Poi c'è il Vanilla Slim Tea, che è il tè per eccellenza che bevo io, che è quello che mi aiuta a sgonfiare e drenare, e ve lo straconsiglio soprattutto se mangiate tanto il giorno dopo per depurarvi ed eliminare i liquidi in eccesso, quindi sgonfiare la pancia, eccetera. Questo contiene la garcinia, quindi ha tutti gli effetti un tè dimagrante, è veramente favoloso e poi sa di vaniglia, quindi è buonissimo. E il trucchetto principale che io utilizzo, oltre a questi due che vi straconsiglio, li prendo tutti i giorni, è questo qua, il nuovo Chocolate Slim Shake di FitVia. Io infatti adesso faccio così: allora, le Slim Cups le prendo ogni giorno, il Vanilla Slim Tea anche ne bevo 3-4 tazze al giorno, e in più quando devo magari mangiare molto oppure preparo questo qua, cioè lo metto qua dentro, adesso vi faccio vedere, e lo mangio come sostitutivo del pasto a pranzo quando la sera devo fare una cena molto abbondante. Voi mettete 2 cucchiai, guardate quanto è bello questo, è proprio cioccolato puro, è buonissimo, sa di gelato a cioccolato, e ne metto 2 cucchiai qua dentro, appunto nello shaker, e al momento che devo berlo ci aggiungo l'acqua, il latte. Io, a me piace tantissimo metterci il latte di cocco o di mandorla, comunque anche il latte scremato, l'acqua va bene. Al momento aggiungete, mescolate e lo bevete. Questo qua è quello che io prendo a pranzo. Ad esempio, mo stasera devo fare questa cosa del MacBag, quindi devo mangiare molto, oppure magari c'ho una festa o devo uscire, mi voglio mangiare la pizza, mi voglio insomma mangiare di più. A pranzo cosa faccio? Prendo questo qua, quindi invece di saltare il pasto, io faccio un pasto sostitutivo con questo, quindi perché questo qua è a tutti gli effetti un pasto sostitutivo, perché contiene tutte le proteine, le vitamine necessarie e quindi vi accelera il metabolismo, vi aiuta a stare in forma e soprattutto vi sazia tantissimo, quindi arrivate a cena che non avete fame e potete dedicarvi una cena a sgarro. Ecco, questo è il mio trucchetto che faccio e lo uso anche ad esempio a colazione o a merenda quando vado di fretta, perché mi piace moltissimo, me lo bevo, mi toglie la fame, mi sazia ed è molto molto buono, quindi ve lo straconsiglio. Questi sono i miei 3 trucchetti, veramente non ho segreti con voi ragazze e ve li straconsiglio. Andate sul sito FitVia e comprateli con il mio codice sconto Carlita10. Veramente ragazze sono fenomenali. Vi troverete benissimo e vi placano la fame, vi accelerano il metabolismo, vi aiutano a stare in forma. Ovviamente, però, l'ho sempre detto anche questa cosa qua, che io ho per l'80% un'alimentazione sana, cioè cerco di mangiare comunque bene, non è che mi sfondo tutti i giorni. Quindi questi prodotti funzionano, però ovviamente ci dovete mettere anche un'alimentazione sana, vi aiutano di più, funzionano ancora meglio, e un po' di attività sportiva, perché ovviamente non è che sono dei miracoli, ma vi aiutano, aiutano moltissimo. Provateli perché vi aiutano, vi faranno anche avere un'alimentazione ancora più sana, perché vedrete subito i risultati e quindi siete più spronati a mangiare bene e ad fare un po' di passeggiate, un po' di attività fisica. Quindi ho fatto questa piccola premessa e vi ho voluto dare questo consiglio che per me è davvero stato prezioso. Te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal.
Y buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, ho convinto anche Dario, che sì. È molto felice di fare questo video, Tu vedi là, non so come. Comunque ragazzi, primo video mukbang con nuovo naso, soltanto che ho tolto i cerotti oggi praticamente, quindi il naso è gonfissimo, per favore non giudicate il mio naso. Però sono felice, infatti mi fa ancora male. Non sento ancora gli odori, i sapori un pochino, vabbè, comunque questo è un video mukbang, quindi però parleremo anche un po' del naso, vero? Chiacchieremo un po' di tutto. Vabbè, mangiamo amore. Allora. Scusa, tu non senti, devi sentire colore chimico al naso. Che fai, ma non lo vuoi? No. Vado a pupi, e pupi. Allora, ragazzi, abbiamo un po' di sushi misto. Sashimi, vari tipi di sushi. Poi c'è questo che è una tartare di salmone e un avocado con sotto il riso. Poi a me piace tantissimo anche lo zenzero, il wasabi. Questa è la mia mitica salsina che conoscete benissimo, ve l'ho fatta vedere in tanti video. La salsa di soia, come sapete, la mischio sempre con il limone perché è molto più buona ed è così meno salata. E poi questi sono dei noodles con spaghetti, sì, gamberi. Poi questo, che cos'è questo verde? Verde. Tipo cavolo. Che cavolo dice? E carota. Che cavolo dici? Carlita. Ma sta registrando? No. Che cavolo dici, Carlita? Ma guarda, c'è il puntino rosso, non vedo. Che è questa qua? Sì, sì. Comunque, ragazzi, la cosa bella di questo sushi è che, oh mio Dio, io a me piace tantissimo metterci le fragoline, piace tantissimo l'abbinata. Comunque adesso faccio pure come te. Basta. Mangio prima io pure questo, e se lo metto. È normale, calma. Farvi vedere. Mi piacciono tantissimo i noodles, ragazzi, ditemi quello che volete. Mangiare noodles tutti i giorni. Gamberi. Qual è il sasso di soia? Perché? Meno. Perché? Non mi piace. Per esempio. Questa qua è più buona. Quale? Questa qua verde. Quella che faccio io. Che è di breu. Le gambe. Oh! E dai! Ladro! Non posso andare a figlio. Va bene. Devi pagare, ma devo mangiare tutto il tuo piatto. Si vede la mia testa, amore? Sì. Ok. Guardate come va. Ragazzi, pure i vostri fidanzati vi rubano sempre. Dai! Ragazzi, mo perché sta davanti alla telecamera? Se stava spinta, non me lo dava. L'hai preso, è diverso. No, non me lo dà, te lo riprendevi. Ma perché sta davanti alla telecamera? Facciamo sempre con la telecamera, ma poi ti mangio la tua. No, dai! Ti dico comunque le parolacce, anche con la telecamera. E io non lo sentite. Stronzo. Amore, come sono buoni. Buonissimi. Ma sapete come mangiano giapponesi, thailandesi, noodles, amore, come le mangi? Con la forchetta di plastica. Ragazzi, abbiamo la forchetta di plastica perché ci siamo mangiati le forchette. Siamo ecologici. No, veramente di plastica non è per niente ecologico, amore. Mi dispiace tanto a dirti. Vabbè, allora dove la butto? Comunque così non guarda. Te la faccio lavare, la butto. Ma guarda qua. Ma come fanno? Mi giuro. Con l'esperienza. Hanno il risucchio. Forchetta di plastica, coltello di plastica. Io vedo un sacco di video. Di plastica, per te. Vedo un sacco di video mukbang di straniere, vero? Infatti, sì. Tu come dici? Come dici quando vedo questi video? Ti scemo. No. Mi fa stile vedere che mangiano. Mi piace proprio assai.
E loro fanno così, fanno questo risucchio quando mangiano questi noodles. Fanno un sacco di rumori. A me piace vederli però. Soprattutto se siete a dieta, è strano, ma è come se vi soddisfano quando mangiano. Però a me mi piace mangiare. Comunque è incredibile, ragazze. Pensate che talmente fin fa ancora male il naso. Adesso però quando voi state vedendo il video già sarà passato un po' di tempo, perché io non lo metterò subito questo video. Comunque sono passati 10 giorni dall'intervento. Scusate, stavo morendo. E pensate, mi fa ancora male tutto qua. Quando mangio mi tira ancora il labbro. Incredibile. Ragazzi, questa salsina è buona. Brava amore, questa è buona. Dai, vai. Mi piace. Sì. Aspetta, contento amore per te. Che piacere. Oggi Dario ha comprato un ventilatore bellissimo. Vero amore? Ragazzi, porta il telecomando. Ma il ventilatore con il telecomando, così stasera quando ci addormentiamo. Pum. Tutte lui le pensa queste cose, giuro. Vabbè, c'è anche il timer, poi metto anche l'orario. Il ventilatore è bellissimo. E poi alla fine è venuto questo ventilatore. Pure quella è la tua, la tartare. È venuto con il ventilatore. Ha detto amore, ha preso il ventilatore perché così sta più fresca, perché io ho il computer schiatto di caldo e poi il computer mi butta molto calore e poi anche quando ci mettiamo a letto, però poi dopo lo spegniamo perché sennò fa male, non è che può stare acceso tutta la notte. Perciò questo telecomando che si alza. Ah, quindi caso mai senti caldo all'improvviso poi lo puoi accendere. Giusto, sei furbo. Tutto qua dentro, ti piace. Che buono, sushi time, ragazzi, buon sushi, vi piace il sushi? Amore, mi metti un po' di salsina, già lo so che mo te la finisci tutta, mettimi un po' qua. Amore, a te ti fa male? No, non mi piace. Ne fai di più, perché ne fai più poco? C'è un'altra, l'ho fatta altra, c'è in frigo, se la vuoi, se finisce la prendi. Hai visto quello che vuoi, ti lamenti a fa? Mettimela qua, perché tu la mangi sempre tutta. E che poi mi piace. Mettimela qua. Amore, te la sapete da quanto? Basta? Un altro cucchiaino qua. Ti fa male? Ma ci sta, ma uffa. Ok, eh? Ragazze, sashimi. Ragazze, sashimi. Mamma mia. Che specialità. Com'è buono. Ci soglie in bocca, è buonissimo. Poi amore, accompagnalo da una fragolina, vi giuro, mangiate un pezzo di... Allora ti accompagno. Mangiatelo così, guardate il sashimi con la fragolina. Oh mio Dio, se ci riesco. Insieme buona, una coppiella vincente, perché il salmone è un po' insalato con la salsina. Non lo so, con la fragolina? No, capisco che non. Adesso mi mangio questo. Questo come si chiama, amore? Non ricordo se. Vabbè, fuochi, qua sparano sì. Sì. Noi mangiamo abbastanza, perché già so in tante direte come fate a mangiare tutta quella roba? Ci piace molto il sushi. E penso questo non è niente. Faccio, facciamo il video, ci manteniamo. Perché se no, se no ci dite che mangiamo troppo, allora facciamo finta. Sì, ragazzi, questo è finto. Quando andiamo in un lucanetto, il ristorante lo mandiamo sempre a fallimento. Ragazzi, questo se è noi... finto, non è vero, non è che mangiamo così tanto. No, prendiamo un attimo. Ma no, io prendo questa qua a destra. Adesso mangerò un bel nigirozzo. Grazie.
dateci un argomento per il prossimo matchmaking, così parliamo di un argomento che volete voi, o magari le parlo perché io mangio. Fateci delle domande, noi rispondiamo, così abbiamo un argomento. Di cosa vogliamo parlare? Noi di solito io e Dario quando parliamo, cioè quando mangiamo, non si parla perché si combatte con la morte. Soprattutto perché è mezzanotte, perché noi mangiamo sempre tardi, quindi praticamente stiamo già quasi dormendo. Poi secondo tutto ci piace mangiare e gustare il cibo. Sì. No. Buono. Che bel naso. Ti piace? Lo gusto. E mo si sgombra. A me mi piace la parte di sotto. Così guarda, mi piace. La parte di sopra è gonfia. No, anche me è gonfia. Comunque io e Dario quando mangiamo non siamo seduti così, no? Siamo seduti uno di fronte all'altra. L'altra. Uno di fronte all'altra. Uno l'altra. Di fronte all'altra. Quindi praticamente quando mangiamo ci guardiamo negli occhi. Cioè, ma adesso è un po' brutto perché mi piace stare di fronte a lui, no? A fianco. Ci guardiamo noi, mangiamo e ci guardiamo negli occhi, è bello, ci riempiamo gli occhi e la bocca. Sì. La bocca di cibo e gli occhi di noi, perché ci guardiamo, sì. È bello. A me mi piace mangiare guardando Dario negli occhi. Amore, non ti faccio una snoo. Dai, che vogliamo parlare? Fumala. Ma che? Fa duro, sto mangiando pupi. Comunque, a parte gli scherzi... Teniamo la folletti qua sotto. La folletti. La folletti è il servizio, amore. La folletti è pupi. Aspira pupi. Stavo dicendo... Io e Dario, quando parliamo... Quando mangiamo... Vabbè, quando mangiamo, parliamo... La sera, soprattutto. Di cosa parliamo? Beh, cioè. Come è buono questo lo zena? In generale. E di più di cosa? Del mangiare. No. Della palestra. No. Vabbè, lui... perché io ancora non mi sto allenando. Lui mi racconta come si è allenato. L'aggiorno. E poi molto, da dire la verità, inciuciamo, è vero? Quindi non lo possiamo dire. Non possiamo dire le cose che diciamo quando lui parliamo perché inciuciamo, è vero? Giusto. In modo benevolo, però, vabbè, così si fa, vista Achille, vista Achille. Ma chi l'ha fatto? Ma chi l'ha detto? È vero? Ma lo fanno solamente gli altri con noi. Così, no? Vabbè, pure sulle persone, per esempio, dello spettacolo, oppure, non lo so, cose che succedono. Cose private, che sicuramente non dici davanti alla videocamera. Vabbè, parliamo anche del lavoro. Parliamo un po' di tutto in generale. Perché comunque condividendo io e lui il lavoro, alla fine il lavoro comunque è la nostra passione, parliamo anche del lavoro. Sì, un po' di tutto in generale. Bravo amore, hai preparato un bel sushi. Complimenti. Grazie amore. Ma questo non l'ho avuto? No, sì che l'ha avuto, diviso in parti uguali. Non iniziare a fare queste cose che l'ha avuto, che non l'ha avuto, non mi giro. Guarda là, amore, ma veramente che hai fatto là? E guarda, te l'hai combinato, amore, per spizzi, guarda. Questa non l'ho avuta, amore, io. Ma non era uno solo. Allora lo devo avere io. No, ti ho dato uno in più di questo. Non è vero. Te lo giuro. Ragazzi, ti era ragazzi. Amore, ma non c'era, me lo so preso io. Ragazzi, non andate a mangiare mai sushi con Carlito perché non vi dà niente. Ah, me lo dare. Ma non ho risata. Ma come ho pigliato quando quella sassina no. Qua?
A me comunque piace mangiare pezzetti di limone. Amore, ma secondo te è normale? Mi dirà tutto qua. Secondo me il dottore dice, Calita, dobbiamo rifare il naso. E chi lo fa? Dovrebbe stare così. Ragazzi, questo sashimi è buonissimo. Ah. Ragazzi, devo assaggiare un po'. Buonissimo. A me piace tantissimo anche il wasabi. Anche a me è buonissimo. Dario no. Come penitenza, secondo me come penitenza dobbiamo far mangiare a Dario il wasabi, ragazze. Sì, secondo me. Ha voglia di stare là, guarda. E te lo devi mangiare. Sì, sì. Domani. Domani me lo mangio. Mamma, ma che ti fanno con il wasabi a te? Vabbè, ma me lo mangio, troppo. Ragazzi, ragazzi, controllate che Dario non prende niente, non mi ha appena trovato. Amore! Ma dai! L'ha messa qua dentro. È buono. Ma quando rubi una cosa, è sempre più buono. Amore. I panini sono troppo buoni. Dobbiamo un avocado, Philadelphia roba. Ragazzi, è troppo buono questo, dovete assaggiarlo. Chi vuole venire qua a assaggiare, aspettiamo. No, come no? Posso mangiare tutto loro. Avete visto, ragazzi, Carlita non vuole dare niente. No, ma un gelato. Un gelato? Dopo cena un bel gelato, lo offriamo. Allora ragazzi, vi aspettiamo. A poi siamo di gelato nel fuoco, ma dovresti mangiare 8 ore. Ah, bene, a me l'ho proprio dimenticato. Quando sono stata operata. Pensate, io il gelato a casa non l'ho mai. Mai, da quando ne ho mi conosci, ma non ho mai avuto il gelato in frigo, mai. No. È lo stesso discorso per cui non compro le merendine, le cose, per non avere la tentazione di stare continuamente a mangiare queste cose, no? Però, se esco e mi devo mangiare un gelato, me lo mangio, non è che non me lo mangio, però a casa no, perché comunque se no mi metti un continuo ogni giorno, se ce l'hai te lo mangi. Ma quando mi sono operata, sto fatto che non stavo tutta addormentata, il dolore, e con il gelato mi piaceva, è piacevole il freddo. Ragazzi, con il gelato si è sciolta. Pure la gola si addormenta. È molto piacevole. Poi non me lo mangiavo, non sapeva di niente con quel gelato, cioè tutti erano quattro gusti, erano tutti uguali. Adesso sento di nuovo il sapore. Infatti. Gli odori anche, no, tantissimo per te. E il rumore li senti, amore? Quelli sì, perché le orecchie hanno sempre funzionato. Adesso la prima cosa. Tu una mano? Il limone. No. Abbiamo fatto una mano, mamma mia. Pure quello è finito, amore, ma che cavolo. Ma il cavolo non c'era. Potevi andare un po' più piano. Oh, più piano almeno un favore lì. Io sono sincero. Finito tutto. Ah, mo vedo un po' di melone, ragazzi. Un po' di melone rosso. Giusto perché hai mangiato poco. Vabbè, questo è leggero, amore. Ragazzi, voi lo sapete che Dario è un ex ciccione. Cioè, mo sta sulla via per diventare di nuovo. Devo riuscire a diventare come prima.
Dario è obeso fino a qualche anno fa. E perché ti narici? Qualcosa? No, sto dicendo. Spiegando, tu sei bravo perché. Ragazzi, volere è potere. Ma basta un po' la testa. Questo va. Io sto mezza capa. Ragazzi, volere è potere. Quanti chili hai perso? Vabbè, in tutto. 30. Di più. Ma non più, uomo. No. Tu eri enorme. E ma sono big enorme. Comunque, se vedete la foto di come era Dario prima, non lo riconoscete, un'altra persona. Era mio fratello. No. Mio fratello gemello. Comunque, come è dimagrito? Come sei dimagrito? Facendo sport, dieta e sacrificio. No. Ragazzi, volere e potere. Non so mai, vi facciamo un video dove Dario vi dà i suoi consigli, se vi fa piacere, perché alla fine lui adesso per esempio comunque certo segue comunque la mia linea, no? Segue comunque la mia linea che io ti faccio mantenere sano, però mangiamo però pure forse, scarro, prima non scarra loro all'inizio che ho cominciato la dieta. I primi 3-4 mesi non si può sgarrare, poi dopo vi concedete un gelatino, un pezzo di cioccolata. No, voglio dire che tu comunque anche adesso comunque sei una specie di equilibrio, no? Vabbè, perché sì, comunque mangi, mangiare mangi, non è sì, che fai la fame. Io mangio molto di meno. Però è un'alimentazione sana. Amore, che hai fatto? Fatto. Sei stuzzullato. No. Non la tocca la voce, si fa la. Mi giuro, la curva. Che stupido. Si fa la curvetta, mo. La curvetta. Ah, questo è quello che tu non avevi. Non Oops. Toccare. Che guarda, tutti fumi? In un bocco, un boccone, amore. Tutti in bocca. Ah, questo non lo tenevo, vero? Ah! Ah! Ah, solo quel bimbo. Ah, avevo preso. No, no, hai detto di no e non me lo prendo. Ve lo dice perché davanti alla telecamera, no? Ho capito. No, mo devi pagare. No. Se te lo prendevi, dopo dicevo pure, wow, veramente te lo sei preso, ma come? Raga, ma mi piace questo rosa. Un po'. A me sì. A me no. Ma che cosa cavolo è? Zenzero, mi buono. Pupi. Scusa, pupi. C'è pupi folletto. Eccolo, vuoi dire? Pupi questo folletto. Questo è scottonno, avocado e cipolla. Cipolla anche, no? C'è la cipolla? Non lo so, non mi piace. Questo non ti piace? No. E perché te l'hai mangiato? Non me lo sono mangiato, infatti. Lo so. Ma guarda. Questo. Questo sto dicendo, non mi piace. Questo qua. Ah, questo sì. Quando mai una cosa a te non piace? Questo non mi piace. Lo zenzero, che non ne mangia. Ma una cosa di cibo che non ti piace a te non c'è. C'è? Tutto buono c'è. Non c'è. Pupi. Ragazzi, Pupi, quando la chiamo subito vieni. Perché dice, ecco, adesso mi dà qualcosa da mangiare. Invece no. Pupi, già mangiato tu, da domani mangiato. Vieni qua, te, mangia. Ragazzi, ti do un po' di riso. Pupi. Dove andrete quest'estate in vacanza? Noi? In Svizzera. Non lo possiamo dire dove. Ah, io lo dico. No, non lo dire per scaramanzia. Perché? No, non lo possiamo dire. Poi dobbiamo fare i vlog, lo possiamo dire già d'ora. Allora, noi andiamo. Però ci abbiamo prenotato da un sacco di tempo. Hai visto, l'ho detto? No, il primo anno. Ragazzi, noi andiamo a... Hai visto? L'ho detto. Te l'ho detto, scusa. Non l'hai sentito? Noi andiamo a... Tu capisci, Frank? Come si fa a capire? Ragazzi, noi andiamo a... Là. Comunque... Ci vedremo là. Siamo da là capo. E tu è bastato tutto. Io sono alto. Tu sei nana.
Alzate come sono pupi. Alto, lei. Andiamo, vedi un po' pupi. Pupi, vieni qua, vieni. Ah, vogliamo parlare di quello che stiamo vedendo io e te? Sì. Che stiamo vedendo, ragazzi, vi giuro, non fate spoiler perché ancora non l'abbiamo finito. La ci casa stiamo... di carta. La casa di papel. Allora ragazzi, stupendo. Vieni qua. È una serie TV che fanno su Netflix. Vabbè, no, parecchi di loro già la stanno vedendo, comunque. Comunque, ho sentito stamattina per radio che... Ragazzi, ma è stupendo, è troppo bella. Credetemi, se non l'avete vista, vedetemela. Noi ogni sera ce la vediamo, comunque ci accaniamo. Ma poi uscirà la nuova serie. Già stanno provando. Ah, sì, sì. Due già stanno. E mo fa la terza. Sì. Comunque ogni sera io e Dario ci mettiamo a letto. E ci vediamo la puntata. Sì. Poi ci addormentiamo. Mentre che la fa... A letto. E la mattina ci svegliamo... No. È bellissimo. Sì. Bang. Tieni amore. Ne ho mangiato tutto. Ma quello è il riso. Ne ho mangiato tutto, quello. Ah, qua. Tieni amore. No. Sto mangiando. Tu lo mangi tutto, va? Adesso mangio anche questo. Comunque è bellissimo questo telefilm. Troppo bello, ragazzi. È così entusiasmante, ma no. Tu non te... tante serie che comunque. Vabbè, noi stiamo. Abbiamo quasi finito la prima serie. Però. Ora. Per me. Qual è il personaggio che c'è che ti è piaciuto di più? Il professore. Io sono il professore. Il professore sì. Ti attira un personaggio perché proprio c'ha un cervello. Però a me mi piace a anche Tokyo. Sì, che ne sai? Mi piace tantissimo. Perché sono con un professore, già so cosa pensi. Pensa un po'. No, mi piace tantissimo il personaggio Tokyo perché mi rispettano alcune cose di lei. Come carattere, che lei è molto dura, è forte, però alla fine poi è sensibile. Comunque ha sofferto, poi si innamora, è bello, il mio personaggio mi piace molto. Io ci avevo programmato, tu dicevi di Tokyo. È una prima tosta che non ha paura, però il professore è. Il professore è. Una mente veramente vulcanica, cioè capito quello che cosa... E vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E non è stato tutto buonissimo, io sto tipo collassando, abbiamo finito tutto. Ragazzi, adesso c'è il secondo round. Prendiamo la pizza. No, non mi sto sennò male, ragazze. Spero che questo video MacBang vi sia piaciuto. Mandiamo un bacio, fate ciao, sapere ragazzi. Se vorreste essere video MacBang, cosa dobbiamo mangiare, di cosa dobbiamo parlare. Adesso andiamo a vedere la casa di carta. Papel. La casa di carta. E si chiama poi l'originale la casa di papel. La casa di carta. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Già stavo dormendo. Si no te atreves, yo sí que tiro pa'lante. Yo sí que tiro pa'lante. Voy buscando una lady como tú la quiero, así quiero que te enamores.